Giacomo, secondo te i direttori di banca valgono qualcosa? Cioè, i direttori di banca gestiscono la filiale, non hanno. Hanno potere, cioè possono decidere qualcosa rispetto proprio alla banca? No, no, i giochi sono molto più grandi. Sopra il direttore di banca c'è il direttore d'area, ma poi c'è il discorso che ci sono delle scelte strategiche da parte delle banche che stanno in Vabbè. mezzo Aspetta, a un io ti sistema. ho chiesto questo perché io, se vado dal direttore di banca, voglio chiudere il conto in banca, voglio aprire un'altra banca, però gli voglio dire: guardi, io mollo questa banca perché voi finanziate le armi, no? Il direttore se lo segna, cioè magari non sono solo io, ma siamo in 100 con conto correntisti con 4 lire sul coso. Se lo segna, lo va a dire qualcuno, è voce questa, può funzionare, cioè può servire. Ma certamente l'hanno fatto, hanno fatto gli americani, hanno lanciato questa giornata in cui si ritiravano i soldi dalle banche, molti hanno aderito Sì, e. ma io ho letto che la Banca America li ha fermati con la polizia, non li ha fatti Ma andare. lì perché sono voluti andare dentro la banca, ma poi comunque in quel giorno lì, in decine di migliaia in America, hanno chiuso i loro conti correnti e qualcuno l'ha fatto anche in Italia, non so. Non abbiamo dei dati, sicuramente non è stata un'adesione enorme, però questi sono gesti che vengono sentiti. Ma il problema però è capire che cosa ci sta dietro tutto questo discorso. Cioè, qui hanno fatto una truffa di proporzioni galattiche. La crisi non è una crisi, è una rapina in banca di proporzioni incredibili. È un discorso che la gente non vuole sentire perché sembra complicato. No, posso dire una cosa, sono discorsi noiosi, non è che sono complicati, che uno vuole dire, sono noiosi, se me lo spieghi in quattro parole. A, il potere che ho io non versando dei soldi in banca ma mettendoli in un'altra, e B, il potere delle banche a questo punto, dimmelo tutto in tre parole però, Ian. Il problema però è questo qui, cioè non si può dire in tre parole perché hanno inventato un sistema che è geniale proprio per come funziona. Cioè, loro a un certo punto hanno usato il sistema delle azioni per, non più per scommettere sulle azioni, ma per fare un assalto al treno. Ha iniziato Reagan, quando è stato eletto, grazie a tutta una lobby di speculatori finanziari, eccetera, a togliere il controllo, perché dopo la crisi del 29 si era capito che bisognava mettere delle regole. Reagan cosa ha fatto? C'era un ufficio che controllava a chi venivano prestati i soldi, c'erano 100 persone, lui l'ufficio non l'ha chiuso, ne ha lasciate due e questi qui non potevano più controllare niente. E che cosa succedeva? Che gente senza soldi, amica di certi ambienti, andava in banca, otteneva un prestito per 100 milioni di dollari, 1 miliardo di dollari e si comprava delle azioni. Se perdeva e cascava tutto e il sistema era la banca a rimetterci perché loro non avevano niente, non avevano garanzie, la banca non aveva modo di rifarsi. Se invece la speculazione in borsa funzionava, loro si Ah, pigliavano ma tutti i quindi soldi. la banca ci perdeva, ci ha perso. Le banche sono state rovinate da questa cosa qui in America, hanno chiuso più di 1.000 banche. È una cosa, una quantità di denaro sottratto. E questo è successo in tutto il mondo. In Italia abbiamo avuto gruppi che sono andati a comprare la Telecom, il primo gruppo telefonico italiano, l'hanno comprato senza soldi. Sono andati dalla banca e hanno detto: mi date i soldi per comprare la Telecom, vi do in garanzia la Telecom. Cioè, delle cose di completa follia. Ma la cosa è ancora più Cioè, ma il appassionante. governo, quando sostiene queste cose qua? Il governo era d'accordo, c'era D'Alema, gli ha detto: sì, ma sono amici miei, non vi preoccupate, va tutto bene. Pa, 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 pa. E questa. Ma è illecita sta cosa o Ma è no? lecita, sì, non c'è nulla di illegale. Cioè, il problema è un altro: non ci sono le leggi che impediscono queste cose perché sono state distrutte. Cioè, noi abbiamo assistito a livello mondiale alla distruzione delle leggi che mantenevano una decenza. E addirittura in Italia noi non abbiamo il falso in bilancio, cioè è l'unico paese al mondo in cui tu hai degli azionisti che hanno messo i loro soldi sulla tua azienda, se tu racconti agli azionisti delle balle per cui usi i loro soldi come vuoi, è a livello di divieto di Cioè, sosta. ancora adesso si può fare questa cosa? Ancora adesso non l'hanno cambiata. Per
Ma perché Monti, pur con tutte le sue negatività, però qualcosa sta cercando di fare, di far muovere questo sistema, ma non ha la maggioranza in Parlamento. Sul falso in bilancio, siccome ci andrebbe di mezzo Berlusconi, siccome la maggioranza del Parlamento è ancora in mano a Berlusconi, noi siamo, cioè in America il falso in bilancio è un reato da, non so, Obama? 8 anni di carcere. Obama, quando è stato eletto, cosa ha fatto? È andato dalla Merkel, da Sarkozy e dagli europei e ha detto: ragazzi, dobbiamo fare delle regole, dobbiamo rimettere delle regole alle finanze perché se no non ne usciamo. Gli hanno riso in faccia. Poi è scoppiata la crisi anche in Europa, perché non avevano capito che la crisi dall'Europa, dall'America arrivava in Europa, e adesso stanno iniziando a mettere delle regole. Una cosa enorme che è successa, che è positiva, con tutti i limiti per carità, però bisogna capire che in questo momento qualunque minimo cambiamento è un vantaggio, è il fatto che le banche europee sono passate sotto il controllo della Banca Centrale Europea. Cioè finalmente abbiamo un istituto che controlla questi qui a chi danno i prestiti. Si stanno un po' risollevando le cose, no? Si stanno risollevando le cose. In realtà tutti sono stati fatti tutta una serie di piccole modifiche che stanno iniziando a livello America, a livello Europa, a livello Italia, stanno iniziando a togliere questa grande rapina che è in corso. Perché la cosa da capire è che non c'è una crisi economica, nel senso che non ci sono più idee, non ci sono più prodotti, non c'è innovazione, eccetera, eccetera. C'è una crisi perché il sistema c'ha sopra delle sanguisughe che stanno continuando a drenare denaro, con l'evasione fiscale, con l'adesione sta, con le speculazioni, con l'inefficienza, con l'opposizione al nuovo, al progresso. Ma io da cittadino, singolo, cosa posso fare? Innanzitutto bisogna capire la complessità, perché quello che sta succedendo adesso è che la gente è incazzata, siccome è incazzata tira giù e non va a capire realmente i meccanismi. Allora, innanzitutto bisogna comprendere il gioco a livello internazionale qual è stato quello che ha fatto saltare il sistema. Piano. In due parole, questi andavano da della gente che non aveva possibilità di comprarsi una casa con un mutuo da $5,000 perché ne guadagnava 2.500, gli facevano fare un mutuo che sapevano benissimo che non sarebbe stato incassato, poi cosa facevano? Facevano dei titoli su questo mutuo, cioè il rischio di questo mutuo è che il 75% non paga, ok, allora noi rivendiamo questo rischio, ma chi lo rivendiamo? Non c'è nessuno così cretino da comprarlo, perché se vai a vedere i mutui, che è chiaro che questi non verranno pagati, ma che cosa c'è? C'è un'altra banca che è d'accordo, allora la prima banca vende alla seconda banca il rischio che ha contratto con dei mutui assurdi, e la seconda banca fa la stessa cosa con la prima banca, e poi tutta questa merda la vendono alle vecchiette e gli fanno i risparmi, dicendogli: guardi, questo titolo è sicurissimo. Allora, questo è il gioco innanzitutto che noi dobbiamo capire. Il primo bersaglio è rimettere delle regole alla finanza internazionale. No? Vabbè, ma io anche a fiducia. Però, Jacopo, tecnicamente io voglio agire oggi per non sostenere più questo meccanismo. Posso farlo? Oppure comunque sia il problema è che questi, comunque il loro gioco l'hanno fatto talmente già grande che alla fine i miei 1.000 euro in banca non gli fa proprio la differenza, capisci? Quindi ritiro il conto, faccio quello che vuoi, cambio, vado con una banca onesta, che ce n'è una in Italia, non facciamo nomi, però sappiamo che almeno non finanzia roba brutta, possiamo fare anche i nomi, c'è insomma, banca etica, che si chiama così, per cui tutta una serie di istituzioni positive, ma il problema è proprio questo, la maggioranza della gente non pensa che questa qui sia la vera grande battaglia. Se noi avessimo che in Italia 5 milioni di persone mettono i loro soldi in conti correnti di banca etica o di altre istituzioni di questo genere qua e creano delle cooperative di risparmio, dei fondi etici, cioè si creasse un meccanismo che realmente diventa concorrenziale rispetto alle banche, no? Cioè se questi qui vedono che si perdono milioni di conti correnti, questo sarebbe la cosa che realmente porterebbe tutto il sistema a muoversi. Il problema, sai qual è, Jacopo? Che
c'è un'idea, credo, di base che non ci sia denaro che ti permetta di fare questo. In realtà tu non devi avere denaro per fare questo, tu devi fare un'azione. E nel momento in cui hai un conto corrente, anche se stai sotto, stai sopra, comunque sei un conto corrente? Certo, perché comunque usi il bancomat, comunque usi la carta di credito, comunque questo sistema qui si basa su quello che fa la gente. Ma poi stiamo attenti, perché? Perché le grandi istituzioni finanziarie, le grandi banche, le grandi aziende del mondo non sono più in mano a un gruppo di signori molto ricchi che hanno molti soldi, stanno in una stanza e decidono le cose. Bisognerebbe uscire da questa idea. La grande novità è che oggi i fondi di investimento, i fondi pensione, tutti una serie di meccanismi in cui la gente mette i soldi alla fine sono i proprietari di maggioranza. Allora, quando successe lo scandalo che in Africa le ditte farmaceutiche non volevano ribassare il prezzo delle medicine salvavita, che cosa successe? Successe che in Inghilterra un gruppo di pensionati andarono a vedere sul loro fondo pensione e scoprirono che loro avevano delle quote di azioni di queste aziende farmaceutiche. Fecero una catena, raccolsero dichiarazioni di gente che nell'insieme aveva 1 miliardo di euro di risparmi e andarono a dire alle banche: noi ritiriamo i nostri risparmi dai vostri fondi di investimento se voi continuate a comprare queste azioni. E questi qui hanno detto alle case farmaceutiche: mi dispiace, dobbiamo vendere tutte le vostre azioni. Questi sarebbero falliti. Quante volte hai fatto questo discorso? Lo vedi quando poi lo fai? Ti viene la voce, e lo so, però il problema è che anche la comunicazione, no? In realtà poi sembra che ormai tutti sappiano, tutti possano arrivare a certo tipo di informazione, ma poi no, perché fa parte di quelle informazioni e comunque i potenti cercano di tenere... Sì, ma il dramma... E poi la gente non ricerca... Ma il dramma è che le persone non si informano. Ci sono dei bei discorsi. Va male questo, ma non vado a cercare quello che va bene. Sì, ma no, mi fermo alla prima cosa, la più semplice, perché mi suona di più. Ma tu devi capire come sta il meccanismo dentro. Cioè, io vendola, lo stimo, lo sostengo anche, ma da Santoro l'altra sera ha detto una cosa che perché? Ma perché dici una cosa così? Allora, che è bellissima, aspetta, perché la cosa è bellissima. Risolviamo i problemi dell'Italia se abbiamo 40 miliardi che mancano dal bilancio, che cosa facciamo? Tutti quelli che guadagnano più di 1 milione di euro li tassiamo al 75%. E tu dici, cavolo, giustissimo, finalmente chi ha più soldi paga di più. Ma... c'è un piccolo problema. Innanzitutto, se tu fai questa operazione, rastrelli 40 miliardi. No, perché in Italia quelli che dichiarano 1 milione di euro, ma anche quelli che guadagnano più di 1 milione di euro, sono pochi. Per cui anche se li tassi il 75%, comunque c'è il problema dei 40 miliardi. Non sono d'accordo. Aspetta un secondo. C'è da dire che l'unico modo in realtà di beccare questi 40 miliardi sarebbe di recuperare una parte dei 120-160 miliardi di euro di tasse non pagate. Abbiamo già la pressione fiscale più alta d'Europa, lo spreco sono 60 miliardi, la corruzione sono 80 miliardi, la lentezza burocratica sono altri 60 miliardi, la mafia sono altri 140 miliardi. Allora, i soldi ci sono. Noi abbiamo un fiume di denaro e dobbiamo cercare di recuperare questo fiume di denaro che viene buttato sulla finestra. Sì, Jacopo, lasciami finire il discorso. Lasciami finire. Lo so, tesoro, ma il problema è quello. No, ma però se tu non hai la costanza di arrivare a... finire un ragionamento un attimo, un minuto ancora, dai, di tempo. Ancora l'altro problema è che se noi portiamo la tassazione al 75% per i guadagni superiori a 1 milione di euro, nessuno più al mondo verrà a investire in Italia. Cioè, vorrebbe dire che noi entriamo in una crisi verticale. Perché? Perché se in un mondo globalizzato, se un'azienda straniera non vorrà mai fare una filiale in Italia, noi arriviamo con l'occupazione al 30%. Jacopo, questo è un discorso per gente che
in pratica fa politica. Te mo non sei un politico di quelli che sta là, però tu hai, no, questo modo di partecipare che sicuramente è legato allo studio, è legato anche poi alla comunicazione del messaggio stesso. Ma il problema è che io sto là, sto qua, sto facendo fatica, e vengo da te e mi fai una capa così. Dico, io ho capito, ti voglio dire una cosa. Perché non mi dice, guarda Nora, hai questo problema, pigliate sta pillola. Sai come fanno i medici? I medici fanno così, anche se poi ti danno la pillola sbagliata. E purtroppo, ma non funziona, ma non funziona, perché se tu non impari a gestire la tua salute, se tu non impari a respirare, a mangiare bene, a muoverti bene, questo la pillola del dottore non funziona. Questo è sulla base di una fiducia che ti do. È chiaro che io devo prima conoscere chi sei tu a dirmi queste cose, però il problema poi dopo è che se tu hai studiato per me, io non voglio studiare, poi vado a ricercare, te lo giuro, però Jacopo... Ma non riesci a guarire da una cistite cronica se tu non capisci come funziona e dove contrai la muscolatura. Mettiti che sei bella quasi, non mi uscire dal quadro. No, ma che questa bella. Si accartoccia tutto così, disperata. Ma mi accartoccio per l'argomento, perché comincio a chiudermi. Ma invece è appassionante capire come ti fregano. È appassionante capire, ti stanno fregando con astuzia. Posso dire una cosa? Vuoi fare una risposta astuta? La pillola qual è? La pillola è, troviamo 5 milioni di persone che fanno i conti correnti nella banca etica, fanno i fondi di investimento etico, finanziano quello che gli piace, finanziano lo sviluppo, eccetera eccetera. Finanza, non c'hanno una lira, la maggioranza delle persone dice che non c'hanno una lira, secondo me non è la maggioranza. Non, aspetta, ma dal punto di vista economico della lotta al sistema, siccome tu comunque vai a comprarti da mangiare, perché comunque in Italia la gente esce, compra da mangiare, lì puoi fare quando tu compri qualcosa, voti. Se tu scegli di buttare i tuoi soldi dalla finestra andando al negozio e comprando le cose invece di fare il gruppo d'acquisto, se tu scegli di rinunciare a una qualità della vita che potresti avere perché non vuoi scambiare con i tuoi vicini di casa i vestiti del bambino, è cazzi tuoi, cioè... E questo è il problema, la complessità è così. Allora, vogliamo fare una cosa che serve subito, che dà subito soldi alla gente? Tutti ci avete il cellulare, pagate il 15% di più. Siete fuori di testa! Non siamo fuori di testa, siamo oberati di cattive notizie, di roba che ci viene dentro. Ma questa è una... Io sto facendo ovviamente la parte di chi mi risponde così, perché io sono anch'io, no, nel mio piccolo botto là, faccio sbrigo, dico dai facciamocela, facciamo. Il problema, infatti, è che la risposta problema... che hai è tu non c'è un cazzo da fare dalla mattina alla sera. Cioè tu sei in una stanza, in pratica, al buio. Vuoi uscire dalla stanza? Devi trovare la porta. Sì. Cioè, non ci sono alternative. Ti posso venire ad aprire io sempre. Ma l'alternativa non c'è. Ma ci abbiamo provato. No, noi sono 10 sempre. Anni, 8 anni che abbiamo fatto il gruppo d'acquisto di telefonia etica. Diamo da lavorare a un gruppo di disabili di Padova meravigliosi, fanno un lavoro superlativo, no? Perché sono disabili, superlativo per persone normali, in più sono anche disabili, per cui hanno dei problemi a fare altri lavori, si sono inventati un lavoro. Abbiamo 500 famiglie che risparmiano usando la telefonia fissa e la DSL di questa cooperativa sociale. Ma non possiamo arrivare alla telefonia mobile, perché? Perché bisogna avere una base di partenza di 5.000 persone. Non ci sono, ci abbiamo provato in tutte le maniere, abbiamo parlato con tutti i gruppi, le organizzazioni, i partiti, le associazioni, tutti ti dicono che è giusto, non si fa. Allora, la situazione è questa, stiamo con l'acqua alla gola, non c'è una soluzione B, le altre sono prese per il culo, vuol dire fare lottare le persone per delle cose che non si non andranno nessun risultato per la gente. La Tobin Tax è bellissima, stiamo parlando forse dello 0,01 delle transazioni di comprare e vendere azioni. Fermati. Che ci fai? Fermati, sta diventando complesso per me, però l'ho capita qualcosa veramente, te lo giuro, non faccio finta, non mi guardare così. Aspetta, ma secondo me ci abbiamo da fare un discorso approfondendo una cosa che hai detto tu adesso in un prossimo video, perché su quella proprio voglio sentire il parere di chi comunque studia queste cose. Saluta Jacopo, perché ci sono 20 minuti. Sì, vabbè, ok, 20 minuti. 20 minuti abbiamo toccato il centro della questione della crisi. E adesso lo andiamo a sviluppare in altri 20 minuti. Concludi. Ti do 30 secondi di tempo. Allora, grazie a Dio,
Io devo dire che sono stato tra quelli che ha iniziato a dire sta per crollare tutto il sistema economico prima che succedesse, molto prima che succedesse perché era chiaro, In questo momento qua, prendendo semplicemente i risultati, il documento della Confindustria del mese di ottobre, noi abbiamo che per la prima volta dopo 3 anni abbiamo dei segnali di miglioramento nelle cose fondamentali, cioè la produzione, gli acquisti al dettaglio e le esportazioni. Sta succedendo qualcosa di positivo. Buttiamo al cesso quest'idea che è il disastro, avremo davanti 5 anni di cose terribili, eccetera, eccetera. Certo, può succedere, ma per Infatti adesso Maya, ci fino a sono, niente abbiamo i certo. Maya 21, finisce questa cosa qua, di questa cosa psicologica, che il 21 finisce il mondo, No, cazzo! il 3 dicembre c'è l'allineamento delle tre Si allinea stelle io. della costellazione di Orione con le tre punte delle piramidi di Giza, per cui altro che Non è il 21 vero, non è vero, dicembre, non è c'è vero, il sono. 3, c'è il 3. Vabbè. Saluta Jacopo, No, possiamo. voglio finire il Ma lo discorso. facciamo in un altro No, video. voglio dire ancora Vabbè, due. ma allora io mi arrendo. Allora, ancora 2 parole. Io penso che una buona parte del movimento si stia rendendo conto che non c'è altra via d'uscita e spero che arriveremo a fare un salto di qualità sulle cose che servono alla gente quotidianamente. Ad esempio, facciamo una telefonia etica, facciamo risparmiare il 15% alla gente e le associazioni che appoggiano questa cosa qua possono anche trarne vantaggio e autofinanziare le loro attività prendendo una piccola percentuale sul risparmio. Si può fare ed è una cosa concreta. Il resto sono favole. Faccio finta io di non sopportarti, L'ho sentito 500 volte questo discorso, però secondo me lo dovete sentire anche voi, se non l'aveste mai sentito. Vabbè, i verbi. Ciao, Ciao, al prossimo. vinceremo, va meglio. Sempre.